Salve a tutti. Capita alle volte di dover riscrivere il proprio curriculum, no? E ormai sono un po' di anni che siamo abituati ad utilizzare il formato europeo. E in questi giorni mi è capitato di dover riscrivere il mio curriculum a un mio amico che attualmente sta in America. E quando gliel'ho spedito, quello classico, in formato europeo, con la foto impostata, eccetera, eccetera, con tutta la storia della mia vita. Io ho 54 anni, quindi la mia vita lavorativa è lunghetta, oltretutto è anche variegata. Ha detto, dice, mamma mia, no, no, per cortesia, questo curriculum no. In effetti, poco prima di mandargli il curriculum, avevo pensato, dico, ma quanto sono brutti questi curriculum. Ma uno che fa diciamo, il recruiter, no? Non si annoia con questi curriculum lunghissimi, oltretutto che fanno perdere tempo. Siccome in questi tempi sto studiando le mappe concettuali con mio figlio per agevolarlo nello studio, ho pensato, dico, ma perché dico non faccio una mappa concettuale? Cioè un nuovo, magari non è nuovo nel senso che qualcun altro lo ha già fatto, però dico un nuovo curriculum in una pagina soltanto, una sola, magari colorato, come se fosse un sito web diverso, dove metto tutte caselle, competenze, chi sono, co cosa voglio fare, dove sono nato, la formazione, in maniera stringata, sintetica. E allora a questo punto a quel mio amico gli ho detto: c'ha ragione, ma lo volevo fare anche io. E allora l'abbiamo elaborato un po' insieme. Io l'ho fatto, fatto, rifatto, rifatto, e ne è venuto fuori quello che andremo a vedere. Però a quel punto passeremo sul desktop del mio computer. Come è fatto? Praticamente appunto è fatto un po' come una mappa concettuale, una sorta di schema. Oltretutto, siccome noi viviamo, questo pure è importante, viviamo nell'epoca della digitalizzazione, no? Noi non dovremmo più usare la carta, non dovremmo pensare che dall'altra parte uno si stampa il curriculum e se lo guarda, no, lo guarda direttamente sul computer. E allora, visto che per esempio il PDF ce lo concede di mettere i link, no? I link attivi, allora perché non riempirlo di link attivi che rimando la mia pagina su LinkedIn o sul mio canale YouTube o sul mio profilo Instagram, soprattutto se sono profili dove io mi esprimo per quello che sono. Ecco, tutte queste idee le ho raccolte in questo modello di curriculum che vado ad esporvi. Ne ho fatti parecchi, adesso andiamo a vederlo proprio sul desktop del computer come è fatto questo curriculum che mi è venuto in mente di fare. Forse non è proprio originale, però chissà. Ed ora eccoci qua sul mio desktop del mio PC con Linux Ubuntu. Cominciamo. Andiamo a aprire la cartella dove ho messo praticamente tutto il lavoro del curriculum ed andiamo ad aprire il modello che ho sviluppato. Poi andremo anche a vedere il mio prodotto finale, quello mio personale. Ovviamente ho messo le foto con cui poter lavorare, eccetera, eccetera. Ora, allora, questo è praticamente il modello che ho elaborato. Ci andiamo anche a mettere subito una bella immagine e prendo questo sticker che è uno sticker che avevo fatto tempo fa per utilizzarlo su Telegram con il buon Donald Trump. Oramai non serve più a nulla questo sticker. E forse magari ecco, il signor Trump ha bisogno di trovare un nuovo lavoro. Ok, in questa parte qua su praticamente è il quadro dove ci sono tutti i riferimenti anche social, chiaramente il nome e cognome, il luogo di nascita, la data di nascita,
e la residenza, il telefono, le mail, e oramai dovrebbe far parte della vita di tutti noi anche un bel indirizzo di posta elettronica certificata. L'indirizzo al proprio sito internet e i vari riferimenti ai social network. In questo caso io avevo inserito LinkedIn, Pinterest e Instagram, che nel caso mio sono importanti. Vabbè, ovviamente LinkedIn è importante per tutti, ma sia Pinterest che Instagram nel mio caso, che sono un creativo, sono importanti se voglio mostrare, diciamo, un aspetto mio personale a 360 gradi. Sotto sono i miei riferimenti, che poi ho ricorretto un po'. Io sono un livello 7 di Google Maps, del Local Guide, sono un fotografo certificato Google, sempre per Google Maps, e anche YouTube Partner. Ho aggiunto anche, ma perché questo qui un po' ricalca il mio curriculum, ho anche riferimento, perché io sono anche un wikipediano, nel senso che io scrivo anche su Wikipedia. Bene, queste sono, diciamo, cose che poi ognuno potrebbe adattare a secondo le proprie necessità e in base al lavoro che fa, ovviamente. Qui sotto ho queste due parti che ho fatto, queste, diciamo, proprio sul consiglio del mio amico Giulio, la parte visione e la parte obiettivi. C'è una visione un po' proprio quello che noi siamo, e nella parte obiettivi, questa arancione, che io ho colorato di arancione, ma ognuno può colorarla come vuole, gli obiettivi che mi pongo nella mia vita, cioè le cose che mi piacerebbe fare, ok? In questo qua rettangolo più grande, che nel mio curriculum ho utilizzato per i miei canali YouTube, e qui ho invece inserito le lingue e le certificazioni o d'altro, perché nel mio curriculum, che io parlo male l'inglese, quindi ho poco da mettere sulle lingue, ma chiaramente l'aspetto delle lingue è una cosa molto importante e chiaramente deve essere in bella mostra. Stessa cosa per le certificazioni che si possono avere. Io qui per esempio potrei inserire che sono un agente immobiliare certificato, che sono iscritto al Collegio dei Periti Industriali, oppure che sono per esempio certificato per il gas. Io ho anche delle certificazioni che magari nel mio non ho nemmeno messo, perché tanto non servono più. Comunque, chiaramente ognuno ha le sue e ognuno aggiunge le proprie. Qui le esperienze lavorative, una sorta di timeline, no? In alto la più recente, in basso la più vecchia, che chiaramente devono essere abbastanza stringate, perché oltretutto devono rimanere all'interno di questo, di un foglio solo, cioè l'idea è proprio quella di utilizzare un unico foglio. Poi abbiamo il quadrato delle competenze, che è questo qui verde, ripeto, i colori poi ognuno sceglie i propri, e sotto i progetti che magari uno ha eseguito, a cui ha partecipato, magari che sono fuori dalla vita lavorativa. Ok, ho qui la cosa banale, che veramente è incredibile, è che ho messo in basso la formazione. Nel caso mio sono per l'industria in telecomunicazioni, quindi ho un titolo di diploma e basta. Chiaramente chi ha una o più lauree chiaramente deve aggiungere più cose, le specializzazioni oltretutto le mette qua. C'è un quadrato qua che diciamo oggi come oggi potrebbe risultare obsoleto. Io l'ho inserito perché fa parte della mia vita. Io, essendo nato nel 1966, ho fatto il militare, ho fatto la leva. Qui chiaramente si può scrivere se uno ha fatto la leva classica, se ha fatto l'ufficiale di complemento, se ha fatto la ferma prolungata, eccetera eccetera, perché è una cosa comunque sia importante. Oggi che c'è l'esercito professionale, ci sono anche quelli che hanno fatto la ferma prolungata, e quindi qui lo possono scrivere con il grado e l'incarico raggiunto.
che comunque deve far parte del curriculum. Stessa cosa può anche riguardare quelli che hanno fatto volontariato o servizio civile, perché anche quello è chiaramente estremamente importante, perché sono esperienze di vita, forse in certi casi anche molto più importanti della stessa vita militare. Pensiamo magari chi ha fatto servizio civile nel soccorso in mare, o alla Caritas, per esempio, no? Sono esperienze di vita notevolmente importanti che quindi vanno sicuramente scritte, no? Ecco qua. Ora, questa cosa qua, come vedete, è trattandosi di un PDF, no? Cioè, perché la cosa bella è che io qui sto utilizzando un prodotto open source per scrivere questo curriculum, io utilizzo solo programmi open source. Qui parliamo di LibreCAD, che è la versione, scusatemi, LibreOffice, che è la versione alternativa a OpenOffice, che comunque sia, diciamo, parte dallo stesso motore, se vogliamo essere un po' così grossolani. Ed è interessante come è efficientissimo. La cosa bella che LibreOffice, oltre ad essere gratuito, chiaramente, quindi alla portata di tutti, essere multipiattaforma, può girare sia su Windows sia su macOS, oppure anche appunto su tutte le distribuzioni Linux. È importante questo. Ecco, esporta direttamente in PDF. E quindi noi con il tasto di esportazione in PDF andiamo a generare il modello, che andrà a finire sempre sulla nostra stessa identica cartella. A questo punto lo andiamo a chiudere. Sì, facciamo anche un bel save. Bene. E mi dovrebbe essere comparso un PDF da qualche parte. Eccolo qua. Qui, non so se si vede là. Eccolo qua, e l'andiamo ad aprire. Questo è un PDF, quindi chiunque lo potrà aprire liberamente. La cosa bella è che vedete qui compare la manina. Abbiamo i link, quindi abbiamo direttamente la possibilità di contattare direttamente il candidato, di andare a spulciare le sue particolarità, quindi andare a vedere nel web come si presenta. Chiaramente andremo a vedere tutto quello che avrete messo, ok? Ecco qua, qui avremo tutta la storia, un foglio unico e tutto a posto. Ecco qua. Ora vi faccio vedere un attimo il mio al volo. Eccolo qua, questo è quello mio personale che ho fatto, no? Qui per esempio nella parte delle esperienze lavorative io ho questa, ci tenevo a farvela vedere. Qui ci sono i link alle aziende in cui ho lavorato, cominciando praticamente dalla più vecchia, che è una società che non esiste più, la Tuscia Informatica. Passiamo alla mia più grande esperienza, sicuramente, che è quella con l'Italtel Spa, che ha coinvolto 10 anni della mia vita, con esperienze anche all'estero. Un anno di Tecnosistemi, che è praticamente la società che è andata a sostituirsi all'Italtel Sistemi, quella quale faccio parte io, la successiva Canyon Spa, che mi sembra non esista più. Poi, in questo momento della mia vita, esco dal mondo delle telecomunicazioni, dell'information technology, per passare a quello del design, un negozio di Viterbo, poi all'immobiliare con Domus Wikicase, che è il mio progetto, anche personale, e poi la mia attuale collocazione lavorativa, che è un parco termale, e questo qui del bagnaccio. Quindi qui abbiamo anche, volendo, andare a vedere direttamente i siti web di queste aziende dove sono stato, quando esistono, chiaramente, perché magari non esistono più. Qui per esempio in questo caso ci sono dei riferimenti su Wikipedia. Kelian era un'azienda fondata da Franco Bernabè, noto amministratore delegato sia dell'ENI che della Telecom Italia. Ecco qui andiamo a finire direttamente sulla sua pagina di Wikipedia, dove si parla di queste aziende che ormai tendenzialmente non ci sono più. Questa parte qua a destra è quella lì che poi riguarda praticamente un po' i miei progetti, che in parte sono legati. Qui vediamo Wikicase, che è un sito memoriale del mio sito Wikicase.
quello immobiliare, e poi altri siti che ho fatto, e siti che ho fatto per amici. Qui abbiamo la Madre del Cardinale, Officine Nuccio, che è il sito del mio amico carissimo Salvatore Nuccio. E uno di politica, che è il Fanta Viterbo, e il Tuscia Life, che è un mio sito di promozione del territorio della Tuscia Viterbese, dove abito. Qui in basso poi abbiamo il militare, perché io ho fatto il militare, l'ho fatto nella leva, semplicemente, quindi sono stato assolto, l'ho finito nell'87, mamma mia quanti anni sono passati, il grado di caporal maggiore e l'incarico era un tecnico elettronico missilistico, Io ho lavorato con i missili controcarro. Che ancora esistono, i Taube, gli americani Taube, anche se poi era stato formato sui Milan francesi. Ecco qua, questo è il mio quadro. Qui ci sono tutti i miei link ai miei social, quello che sono io attualmente, perché sono un partner YouTube, sono un fotografo certificato di Google, anche se non lo utilizzo, lo faccio a livello volontario, amatoriale. Google Maps uguale, questo è volontario, lo facciamo tutti. E Wikipedia, perché sono wikipediano con l'Avatar Duster 1966. Ecco qua, questo è il mio praticamente curriculum, così come è venuto. Chissà se piacerà quando andrà in giro. È tutto qui. Bene, spero che tutto questo video vi sia piaciuto il modello di curriculum che vi ho esposto, che possiate utilizzarlo, che vogliate utilizzarlo. Se volete utilizzarlo, vi metto qui sotto un link con un modello da riprendere, insomma. E tutto qua, vi ringrazio per cortesia. Iscrizione al canale, per cortesia, se vi va il mi piace, oppure anche il non mi piace, pure quello importante, bel pollice verso, zà. E così ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.